L'esterno dell'edificio è invece caratterizzato da un'apparente sgrammaticatura che, secondo molti storici e tra essi anche Vasari, non doveva essere frutto dell'idea e del progetto di Michele San Micheli. E si tratta infatti di una struttura con un tamburo molto molto alto e una cupola soltanto accennata. A quanto pare Bernardino Bugnoli, il suo successore, reinterpretò il progetto di San Micheli. Per alcuni studiosi, invece, questo alto tamburo doveva essere realizzato appositamente proprio per rendere più visibile anche da lontano la struttura del santuario. Dobbiamo immaginare tuttavia che qui intorno non ci fossero né altre abitazioni e tantomeno arbusti di alto fusto. Se la struttura complessiva dell'edificio, almeno nelle sue parti esterne, era conclusa nel 1561, il cantiere proseguì per molti anni ancora. Sappiamo infatti che nel 1632, quindi quasi 80 anni dopo l'inizio del cantiere, si acquistava ancora il piombo da Venezia per il rivestimento esterno della cupola maggiore. La struttura architettonica è comunque fedele ai dettami generali dell'operato sanmicheliano. Notiamo infatti all'esterno 32 grandi finestre che si impostano sul tamburo, alcune cieche, altre aperte a gruppi di tre, e in corrispondenza ad essi un peristilio nel piano basso che doveva essere funzionale a contenere, ad ospitare tutta quella popolazione che doveva ripararsi dalla pioggia durante le funzioni liturgiche e non riusciva ad essere contenuta all'interno della chiesa. Anche nel peristilio si legge una certa sproporzione rispetto al tamburo dell'edificio. Sono colonne piuttosto basse, di stile tuscanico, che a quanto pare furono aggiunte soltanto alla fine, alla conclusione della costruzione del complesso. Corrisponde perfettamente invece al linguaggio sanmicheliano la proporzionalità dell'edificio. L'altezza massima di cui è di 41 metri, il diametro dall'esterno, quindi da queste colonne, è di circa 100 piedi. E 100 piedi sono esattamente 34 metri, poiché San Micheli misurava tutti i suoi edifici utilizzando il piede veronese, che corrisponde appunto a 34 centimetri. Questo è il punto più alto dal quale si può vedere, ammirare il panorama della città. Ci troviamo nella balaustra superiore, in prossimità della cupola, e qui si può vedere molto bene il rivestimento in rame della cupola per la sua protezione. Invece, in prospettiva, alle mie spalle, la città di Verona. Abbiamo detto che l'immagine sacra della Madonna in trono col bambino era stata ritrovata in località Battiorco e quindi portata in zona di campagna, ora completamente inurbata, ma dobbiamo immaginare un grande spazio vuoto, ampio, e soltanto dei campi coltivati. Ci troviamo ora in uno spazio suggestivo all'interno della chiesa, in corrispondenza della balaustra che conclude il tamburo della cupola. In questo punto è possibile vedere più da vicino e ammirare all'interno di queste nicchie alcune statue, quattro femminili e quattro maschili, raffigurati probabilmente santi. Sono statue in gesso realizzati da Tomazzoli e da Crivelli, due scultori seicenteschi, risalgono al 1673. Altrettanto suggestiva è la struttura della cupola, che oggi appare candida, bianca, completamente intonacata. È molto frequente che le chiese, i santuari mariani vengano realizzati con questo tipo di pianta e con questa struttura a cupola, proprio perché la cupola riconduce simbolicamente alla volta celeste. La volta celeste è questo grande spazio che ha un carattere mistico, al quale si corrisponde la figura della Madonna che fa da intermediaria, intercede tra l'uomo e Dio. La figura della Madonna è molto importante in questo periodo, nell'epoca in cui la Chiesa viene fondata, costruita. Siamo nel periodo della Controriforma ed è il periodo nel quale la devozione mariana si fa più forte.
Si volevano infatti contrastare le aspre critiche alla figura della Vergine, che era stata estremamente sminuita dalla predicazione di Lutero, proprio perché all'interno dei Vangeli sinottici, la figura della Vergine viene citata assai poco. Ecco quindi che la figura devozionale della Vergine Maria, proprio quale elemento di congiunzione tra l'uomo e Dio, viene sottolineata fortemente in questa fase. Ricordiamo che chiese simili a questa o con una pianta molto vicina si possono trovare ad esempio a Venezia. Facciamo l'esempio di Santa Maria della Salute, dedicata proprio alla Vergine e con una pianta centrale come questa. E molte altre chiese dedicate alla Vergine in questo periodo hanno una funzione di ringraziamento proprio per questo tipo di intercessione. Ricordiamo ad esempio il toponimo di Santa Maria delle Grazie. La stessa forma geometrica con la quale viene costruito questo santuario, la circonferenza, il cerchio e il suo sviluppo tridimensionale, che è appunto la sfera o la semisfera di una cupola, di una volta, sono corrispondenti alle figure geometriche più perfette che esistano in natura. La circonferenza come una serie di punti equidistanti perfettamente dal centro, e quindi la figura della Vergine abbinata, assimilata a questo concetto di perfezione. In questo momento ci troviamo sulla balaustra del cupolino minore, quello che già nel 1561 doveva essere completato per ospitare la zona presbiteriale, quindi l'affresco, e infatti l'affresco si trova qua sotto. A coronare questa zona, questa balaustra, si trovano quattro statue di profeti realizzate nel corso del 600 dai fratelli Marchesini. Ma ancor più suggestivo è senz'altro il pavimento in questa zona del presbiterio, che è un pavimento settecentesco che proietta con volumi prismatici tridimensionali l'impianto e la forma della cupola stessa. I due organi che si trovano nei due bracci laterali del presbiterio sono recenti. Quello di destra, dei fratelli Ruffatti, risale al 1980, mentre quello di sinistra risale al 1932. Vale la pena citare anche questa bellissima vetrata policroma che risale al secondo dopoguerra e che rappresenta il santuario nel corso dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Si vedono le esplosioni, 6 aerei dell'aviazione nazista, e nella parte superiore è una riproduzione della assunta dei frari di Tiziano, che sta per salire al cielo ma protegge nello stesso momento l'abitato e il suo santuario. Furono i monaci camaldolesi ai quali Madonna di Campagna venne assegnata a partire dal 1596 per quasi due secoli a gestire e a tenere sotto controllo l'evoluzione dei lavori in questa chiesa. Ora siamo all'interno, troviamo un grande invaso, una grande navata molto sobria nella sua struttura, con un pavimento settecentesco che proietta a terra la cupola dell'edificio, delle lesene d'angolo in stile composito molto semplici e una bellissima cornice marcapiano che sottolinea il distacco tra la zona verticale, lo spazio verticale delle pareti e la cupola. Le pareti della navata sono scandite da 3 ingressi alternati a 4 cappelle. 4 altari che contengono ancora le tele originarie, quindi sono sempre rimaste in loco, tutte opere che poi vedremo di Felice Busasorzi, Farinati e Claudio Ridolfi. Invece in questa zona si trova il presbiterio, che apre verso una struttura a croce greca, con 2 bracci laterali, una piccola cupola minore,
e l'altare marmoreo risistemato completamente nel 1932 per contenere la sacra effigie della Madonna col Bambino, i santi Antonio Abate e Bartolomeo. Ed ecco qui, in fondo al presbiterio, in corrispondenza dell'abside della chiesa, l'affresco protagonista della storia di questo edificio sacro. Si tratta della Madonna in trono, una trecentesca figura di Madonna come nella consuetudine tradizionale di quell'epoca, di scuola probabilmente altichiresca. Siamo quindi alla metà del XIV secolo. I due santi laterali sono San Bartolomeo, di cui si legge chiaramente la presenza dell'elemento iconografico che è il coltello con il quale fu scuoiato vivo, e la figura di Sant'Antonio Abate sulla destra con il classico bastone e il campanello, protettore degli animali. L'inquadratura architettonica marmorea di carattere prospettico ha suddiviso in tre parti, definitivamente in tre parti, questo affresco. Le tre figure infatti sono distaccate, ma si possono chiaramente rilevare le presenze di due devoti inginocchiati che sono purtroppo stati tagliati. Nel corso dell'Ottocento, sull'onda della moda del restauro integrativo, anche questo affresco fu pesantemente ridipinto. Vennero ridipinte le due figure dei devoti inginocchiati e venne sostituita nella mano del Bambin Gesù quella originaria rosa selvatica, simbolo legato alla purezza della Vergine Maria, con un ramo d'ulivo, simbolo invece della pace, a ricordare la denominazione di questa chiesa Santa Maria della Pace. Ovviamente queste ridipinture non si sono conservate e nel corso degli anni 90, in seguito ad un opportuno restauro, l'affresco è tornato alla sua dimensione originaria. Nel restauro che ha ripristinato la forma originale dell'affresco è ritornata quindi in vista la rosa selvatica ed è ritornata a mostrarsi l'iconografia originaria della Madonna allattante. Passiamo ora ad osservare più da vicino le quattro tele dei rispettivi altari. Abbiamo detto che tutte queste tele sono sempre rimaste in loco, quindi è un caso abbastanza eccezionale nelle chiese veronesi. In questo caso ci troviamo davanti alla Natività di Paolo Farinati, un'opera firmata e datata 1589 lungo il pilastro a sinistra del quadro. Si tratta di un dipinto con pochi colori, con l'utilizzo di tonalità diafane e acide che sono tipiche della tavolozza di questo pittore, quindi dai verdi ai rosa ai gialli molto chiari. Farinati prediligeva la realizzazione dei soggetti in primo piano ai quali è sempre subordinato il paesaggio, che quindi è rappresentato sullo sfondo in maniera molto semplice. Il punto di equilibrio, se non di simmetria, del quadro è rappresentato dalla Vergine Maria, la cui presenza è sottolineata da un'alta colonna sul retro. Interessante è l'utilizzo della luce in questo quadro. Farinati, infatti, nonostante ponga una fonte di luce esterna ben individuabile, quasi frontale, rappresenta i personaggi, soprattutto il Bambin Gesù, come se una fonte di luce venisse emanata dallo stesso corpo, ad illuminare anche il tessuto della mangiatoia. Non manca nemmeno la tipica chiocciola, raffigurata quasi sempre nei dipinti di Farinati, ed è un elemento identificativo, una sorta di firma. In questo caso si trova proprio vicino alla mangiatoia. Tonalità più cupe caratterizzano il notturno della Flagellazione di Felice Brusasorsi, altra opera firmata
e datata allo scadere del Cinquecento. Una luce radente colpisce la possente muscolatura dei personaggi che gravitano intorno alla figura dolorante del Cristo. In primissimo piano un osservatore, di cui sfugge il volto, in basso a sinistra, siede sopra a un rudere architettonico. Le luci mettono in risalto sia l'anatomia dei personaggi, ma anche le colorate loriche dei soldati. Un'altra particolarità che caratterizza il forte impatto scenografico di questo dipinto è la realizzazione della figura del Cristo legato ad una colonna molto bassa, non la caratteristica colonna a fusto con la quale viene rappresentata nella tradizione il Cristo flagellato, ma una colonna detta di Santa Prassede. Intorno alla fine del Cinquecento, infatti, questa sacra reliquia era particolarmente venerata, era stata portata a Roma e tutt'oggi può essere vista nella chiesa di Santa Prassede. Gestualità e forte espressionismo sono importanti in questa fase della storia della Chiesa, perché ci troviamo nell'epoca della Controriforma. Quindi l'immagine doveva avere un forte impatto sull'osservatore, sul fedele, per muovere la sua devozione. Prima di abbandonare questo altare, diamo un'occhiata anche a questa lapide sepolcrale, che ricorda un episodio di cronaca nera avvenuto proprio in questa zona nel 1631. E infatti si tratta della lapide sepolcrale di Enrico Caterino d'Avila. Si trovano le sue ceneri proprio perché quest'uomo, che era un rettore, un governatore della Repubblica Veneta, stava compiendo un viaggio da Brescia a Padova e aveva deciso, proprio perché era l'estate del 1631 ed era molto caldo, di fermarsi qui per una notte. Sceso dalla carrozza aveva intrapreso una discussione con un suo assistente, un certo Giacomo Turco, il quale decise di ucciderlo insieme ad una serie di complici. Fu quindi colpito da un archibugio e in seguito fu vendicato qualche minuto dopo proprio dal figlio del signor D'Avila. Anche i complici di Giacomo Turco furono rintracciati l'indomani e messi alla forca. Di forte coinvolgimento emotivo è anche La Deposizione, altra opera di Felice Brusasorzi, sempre databile alla fine del Cinquecento. La motivazione è sempre la stessa, quel corpo livido di Gesù che viene mostrato con un'espressione molto forte e molto d'impatto, serve esattamente per commuovere l'osservatore, lo spettatore. Originalissimo è il taglio diagonale di questo dipinto, il quale presenta una linea discendente dall'alto a destra verso il basso a sinistra, dove si trova ad accogliere il corpo di Cristo la figura della Maddalena. Il forte pietismo dei personaggi e la loro gestualità completa l'immagine. La figura di San Giuseppe d'Arimatea, di San Nicodemo, di San Giovanni vestito di rosso con il braccio scoperto in primo piano. Nel settore più alto del dipinto invece un angelo porta con sé un drappo e i simboli della flagellazione. In alto rimane in penombra la scena dello svenimento della Vergine assistita dalle Marie. Concludiamo questa panoramica con l'Assunta realizzata negli stessi anni da Claudio Ridolfi. Si tratta di un pittore che a quanto pare attirò su di sé, proprio a causa di questa della realizzazione di quest'opera, una serie di critiche che, secondo alcune cronache, lo avrebbero convinto ad allontanarsi definitivamente da Verona e a costruire la sua numerosa famiglia vicino ad Urbino. Quali potrebbero essere state le motivazioni che scatenarono
le polemiche nei confronti di questo dipinto. In effetti, inusualmente, la Madonna è raffigurata in secondo piano, ormai proiettata verso il cielo e accolta dagli angeli e da Dio Padre. Invece il gruppo principale, che quindi distrae l'osservatore dalla scena madre, è occupato dai personaggi, dagli apostoli, che però in modo psicologicamente molto efficace rappresentano bene le varie reazioni umane al rinvenimento del sepolcro vuoto della Vergine. Se osserviamo ad esempio i primi due apostoli a sinistra, possiamo rilevare un sentimento di incredulità. Un apostolo sta spiegando l'evento ad un altro apostolo che apre le braccia stupito. Altri ancora increduli osservano ancora il sepolcro vuoto, altri invece sono già consapevoli dell'evento accaduto. Il personaggio forse più interessante si trova in primo piano ed è proprio San Pietro, il quale è rappresentato sempre in forma possente, michelangiolesca, mentre sembra consegnare le chiavi all'osservatore. Anche nel linguaggio artistico di Claudio Ridolfi si possono rilevare delle assonanze con il linguaggio di Paolo Veronese. Osserviamo infatti in penombra un personaggio che si arrampica alla colonna, secondo uno stilema tipicamente veronesiano, che abbiamo visto poco fa anche nella rappresentazione della Natività del Farinati. Sta di fatto che un tipo di iconografia di questo genere non piacque ai veronesi di allora, che tanto avevano voluto sottolineare l'importanza della figura della Vergine in età controriformata.